I maltrattamenti sarebbero cominciati nel 2022 e sarebbero stati compiuti soprattutto nelle stanze senza telecamere, come le celle di isolamento, oppure nell'ufficio del capoposto, il responsabile del turno di guardia, in modo che non ci fossero prove e con omissioni da parte di figure apicali. Questo è il quadro raccapricciante su cui stanno lavorando gli inquirenti per far luce sugli abusi e i maltrattamenti nel carcere minorile Beccaria di Milano. Quello che è certo è che non si tratta di episodi occasionali, ma secondo la Procura di Milano di un vero e proprio sistema, fatto di violenze reiterate, vessazioni, punizioni corporali, umiliazioni e pestaggi di gruppo. Per questo 13 agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso violenze e maltrattamenti nei confronti dei detenuti nel carcere minorile. Di questi, 12 erano ancora in servizio presso l'istituto, altri 8 agenti che in passato avevano lavorato al Beccaria sono stati sospesi. È un giorno molto triste oggi qui al Beccaria, un giorno nel quale lo Stato ha un po' perso tanto la fiducia di questi ragazzi. Ancora una volta l'adulto è stato messo in discussione. Laddove prevale la violenza non c'è mai giustizia, non c'è mai educazione. E se questo istituto penale minorile è un luogo di rieducazione, in questa occasione non è riuscito a dimostrarlo. Gli inquirenti descrivono ciò che accadeva nel Beccaria di Milano come un vero e proprio inferno, con episodi di inaudita violenza, con pestaggi, anche con bastoni, e i ragazzi ammanettati con le mani indietro la schiena.